she goes. A real life reverie. Every move a pose. Every curve a melody. There she goes. Little can you know, you're just another dish. She gathers glances, puts them in her basket, bathes in them and soaks herself. And she's all alone, all alone. She's addicted to your stares, but you could fight for all she cares. Your admiration gets her high, just the thought of it can make her sigh. Allora, mi trovo con il signore Sterino Montino per fargli una domanda precisa per quanto riguarda il mare. E credo di poter parlare a nome di molte persone che praticano sport acquatici, che sono surf, windsurf, kite, eccetera, eccetera. Persone che sono molto preoccupate per il futuro del mare. E, conosciamo ormai un po' le cause della corrosione, quelli che sono i problemi del mare, non conosciamo però le soluzioni. Per questo siamo qui e chiediamo al signor Montino quale sia un programma e come sarà attuato. Sì, il programma ce ne sono, naturalmente bisogna introdurre progetti innovativi perché la difesa delle coste, così come si è concepita nel corso degli anni, con queste barriere anche così rigide, creano via via, diciamo, ulteriori problemi a monte o a valle lì rispetto a dove si posano, dove si posizionano. Questo l'abbiamo visto con le barriere di Fregene, di Focene su Fregene Sud, quindi ha aggredito ormai. Ecco una premessa: la premessa è quella che diciamo, ci sono stati talmente così tanti sconvolgimenti sul litorale romano che ha comportato una modificazione proprio ormai definitiva. E quindi un'evoluzione continua, diciamo, delle correnti e degli effetti delle correnti sul nostro sistema costiero. E proprio per questa ragione, connessa a una temperatura che è cambiata, con mareggiate che sono continue, una piovosità ancora più forte, e quindi con una situazione, diciamo, che noi non avevamo 5, 6 anni fa, 10 anni fa, non c'era, parliamoci chiaro, solo negli ultime settimane noi abbiamo avuto mareggiate continue, anche di forza molto forti, che capitavano una volta all'anno, invece ormai capitano più volte, periodicamente, e quindi con un impatto durissimo, un impatto distruttivo qualche volta. E quindi anche le soluzioni sono soluzioni che devono essere riviste alla luce delle esperienze e alla luce anche di una valutazione critica che bisogna fare. Quindi sto pensando, diciamo, a un'idea. Io tra l'altro in questi giorni ho fatto anche diverse volte interventi anche così a livello conoscitivo, sono andato direttamente anche con i tecnici della stessa regione e dell'Ardis per verificare, diciamo, i punti di crisi, soprattutto i punti di crisi. Oltre ai punti di crisi, naturalmente poi sono andato anche nei punti che sono meno critici, come quello di Maccarese, eccetera, dove non c'è, è a passo scuro, fortunatamente questo problema. Invece purtroppo, diciamo, più a sud abbiamo questo problema noi lo dobbiamo governare, lo dobbiamo programmare, lo dobbiamo assolutamente arginare significa naturalmente anche cambiando le modalità, le barriere soffolte, fare degli interventi con anche tecnologie diverse, sperimentandole, magari verificando se funzionano oppure no, quindi non avendo la presunzione di aver capito tutto, perché poi il mare è sempre, diciamo così, imprevedibile, no? Quindi voi tra l'altro siete grandi esperti, quindi sapete di cosa stiamo parlando, e proprio per questa, diciamo, imprevedibilità non c'è dubbio che anche gli interventi che si fanno devono avere questa delicatezza, cioè capire bene e però capire anche che ormai è sorpassato quello che abbiamo fatto, quindi noi dobbiamo assolutamente cambiare. C'è un'ipotesi, ci sono tra l'altro proprio 2 giorni fa
adesso c'è un vecchio riporto di barriere, di pietrame molto grosso, di massi sull'area del faro, ma lì l'intervento non poteva essere così. C'è un intervento invece più calibrato di riporto di sabbia nell'area dell'Oasi, del Vittoria, cioè del Lungomare della Salute. Ci sarà un ulteriore intervento prima dell'estate, io mi auguro, per permettere agli stabilimenti, diciamo, dell'area sud di Fregene, che sono chiusi, hanno un impatto durissimo, diciamo, con la mareggiata, di fare la stagione magari con degli interventi tampone. Però mentre facciamo questi interventi tampone dobbiamo studiare proprio il sistema costiero nostro, soprattutto l'area lunga, l'area invece molto più anche quella non toccata, proprio per cercare di trovare quelle soluzioni giuste, quelle soluzioni degli accorgimenti che modificano completamente, che difendono proprio strutturalmente, diciamo, questa nostra ricchezza, perché noi abbiamo una grande ricchezza, 24 km di costa, ci saranno pochi comuni, francamente, siamo uno dei pochi comuni che ha un litorale così lungo, così variegato, così importante, e noi dobbiamo difenderlo assolutamente. Senta, noi siamo molto preoccupati di una cosa: le soluzioni prese in questo momento, cioè queste barriere, questa cintura di scogli sulla riva del mare, si è rivelato proprio un fallimento. Un fallimento perché fa rimbalzare quei vortici liquidi, anzi li amplifica, e abbiamo visto quello che è successo a Fregene in brevissimo tempo. Quindi possiamo dire che il mare ha una data di scadenza, cioè questi interventi andrebbero realizzati nel giro, non so, un anno, due anni. Tra il mondo dei surfisti poi ci faranno delle idee, che sono proprio queste barriere sommerse, barriere collocate ad una certa distanza dalla spiaggia, che assorbono questo impatto e che, per quanto riguarda noi surfisti, creerebbero anche delle onde, un ripopolamento ittico e anche il blocco della pesca a strascico. Quindi potrebbe essere una soluzione che lavorerebbe su varie linee. Lei cosa ne pensa di queste barriere sommerse? È un progetto che può essere utilizzato o è ancora un sogno che si... No, io li conosco, anzi anche perché avendo fatto l'incontro con tutte le associazioni dello sport del mare, diciamo, surfisti, vela e così via, quindi io ho avuto modo di scambiare con loro una chiacchierata, una discussione, anzi ho chiesto loro anche dei contributi specifici, e durante, diciamo, questo rapporto, questo incontro che noi abbiamo avuto anche in questa sede, lo conoscevo già da prima, ma ho avuto occasione soprattutto in questi giorni, diciamo, di approfondirlo, mi hanno fatto vedere anche interventi sperimentali fatti in altri luoghi, anche in Italia, nell'Adriatico, eccetera. Questi reef, diciamo, questi interventi non sotto costa ma leggermente magari a 100 metri, a 150 metri e così via, che fa proprio l'effetto di una vera e propria barriera. Non siamo alla barriera corallina, ma ha un po' l'effetto, diciamo, alla barriera corallina, cioè lì si rompe l'onda, naturalmente non arriva sulla riva, e quando il mare è grosso questo immette, diciamo, anche sabbia all'interno di questo bacino che viene a crearsi, però questa sabbia viene trattenuta, non viene riportata fuori al largo e magari spinta in altre direzioni, che è un po', diciamo, in termini grossolani, quello che si è fatto per un piccolo pezzo a Focene, cioè vicino la pineta, diciamo, di Focene, all'inizio, nella parte più sud di Focene, cioè una barriera soffolta che però non con un sistema, diciamo, più rigido, che però, insomma, guardandola, osservandola, e questo è il parere non solo mio, il parere anche di tecnici della regione, proprio di qualche giorno fa, mi diceva: no, ma quello sta funzionando, è proprio perché, diciamo, questa mentalità sta cambiando, noi dobbiamo cogliere questa volontà di cambiamento.
E proprio perché c'è questa volontà di cambiamento, noi dobbiamo pensare a, ecco quando mi riferivo a interventi sperimentali, proprio questi interventi sperimentali, proprio per vedere se sono veramente la soluzione del nostro problema. Che poi ha una storia questo intervento, quindi si sa che funziona, sì. Ha già una... Che non solo lì, si è fatta lì, si è fatta a Sabaudia, si è fatta in altre parti del litorale laziale, naturalmente stiamo parlando di interventi di piccole dimensioni che però hanno avuto un effetto positivo, ecco perché forse va cambiato proprio questi massi che poi creano anche un impatto di carattere così, persino paesaggistico, no? Naturalistico. Ma poi non permetto di vivere il mare, devi passare, nel corridoio tra massa e un altro, con tutto il pericolo che questo consiste, soprattutto quando c'è un mare magari di una certa forza. Poi l'estate ti diventano delle pozzanghere. Certo, anche che non si muovono neanche, no, poi di acqua ferma.